questo non è colpa della tavola, ma colpa giorno 3 di questo video infinito. Io voglio chiudere quel trick, quindi adesso torniamo al park. Prima aggiusto le Vans, che dopo mesi di onorato servizio qualche segno di usura ce l'hanno, ma secondo me dureranno ancora un bel po'. Che poi se penso a quanto ho usato queste vestioline, veramente ottime, super consigliate queste Vans Half Cab. Ti tengono un po' stretta la caviglia, ti aiutano con gli heel flip e durano, che comunque durano, ragazzi. Vamo raga, vamo, vamo. Tavoletta, qua c'è sta la vecchia tavola, eccola qua. Momento di finire questa tavola, let's go. Ok, let's go. Ho fatto una piccola pausa tecnica perché è piovuto per 2-3 giorni e oggi fortunatamente c'è un pochino di sole, che qua a Torino. Qualche trick di riscaldamento e poi backside 50, backside big spin. Ormai non è più un video sulla tavola, ormai è diventato un video su questo trick. La tavola va bene. Backside 180, faccio. Allora, l'idea è quella di allenare quei trick che mi servono a chiudere backside 50-50, backside big spin. Per cui non so se è una buona idea, ma ollare tutta la hip in backside 180 mi sembra logico, no? Ah, spoiler, non l'ho mai fatto prima, sono qua da 2 minuti e la mia caviglia non dovrebbe fare queste cose. Ma da rifare, sicuro. Un ottimo test, sia per la mia caviglia, ma soprattutto per la tavola. La mia caviglia, se sbaglio un attacco, raga, se sbaglio un atterraggio, non skate per una settimana. Per cui devo fare molta attenzione, ma per voi e per testare questa tavola, questo non era male, dai, non era male. Non era male. Io farmi un'altra inquadratura, poi andiamo sul box. Mi sta venendo questa crisi potente. Se vedete questo video, lo trovate, vuol dire che sono morto. Let's go, l'abbiamo chiuso, non so come sia venuto. Uno dei due mi è piaciuto molto, sicuro. Spero sia stato poppato, bello, schiso, pulito. Pulito l'atterraggio mi sembrava di sì. Voi vi chiedete, ma perché hai provato questo take? Siete quando ci avete le idee in testa, arrivate al parco e dico, voglio fare quella cosa lì. Insomma, mi sono scaldato per bene, di botto, non si dovrebbe fare. Ora, box a manetta, perché bisogna chiudere questo trick. Sarà stato il riposo, sarà stata la tranquillità del park, ma ci stiamo andando molto più vicino dei giorni precedenti, già dai primi tentativi. Spesso in sfide così difficili è utile prendersi delle micro pause per immagazzinare, elaborare e tornare con molta più fotta di chiudere il trick. Non che io non abbia sclerato, ho fatto fatica, ho rischiato di morire rispetto agli altri giorni. Madonna santa! M'ero molto più conscio di ciò che stessi facendo e questo mi ha aiutato tantissimo. Ma perché? Scrivetelo con un commento, adesso però l'ho chiuso, però lo fermo. Palle. 3 giorni di battle, dai! Ok. Meglio.
meglio di prima. No! Ho toccato col piede, ho fatto tutto drag, non ci credo! Fatta. Quel video non è mai stato su questo trick ma sulla tavola, però mi ero fissato qua proprio. Ah, yes, yes, yes. Comunque questa Decathlon Fiber, comunque questa Decathlon 8.25 è in due strati di fibra di vetro, al costo di 70 euro, si prende un bel 8 pieno, 8 su 10. Allora, aspettami qua. C'è da capire sul lungo termine qual è la differenza con una tavola normale, con 7 strati di legno d'acero canadese, ottima qualità, come può essere le Cuzco Deck, che sono purtroppo terminate, ma ci sono ancora le t-shirt del canale, e sinceramente sono state una tra le migliori tavole che ho scritato, e costavano solo 50-55 euro, per cui, insomma, sono comunque 20 euro in meno rispetto a questa tavola. Ne deve valer la pena spendere 20 euro in più. Sono tanti, raga. 20 euro oggi, 20 euro domani. Consiglio mio, sì, è un'ottima tavola, ma più che altro mirata a chi rompe tante tavole, perché sennò risparmiate 20 euro. Prendete una Cuzco Deck, aggiungete 25 euro, che più o meno spendete la stessa cosa con la spedizione, vi prendete sia la Cuzco Deck che la maglietta, e beh, risparmiate un bel po' di soldini. Però è un'ottima tavola, per ora. Devo capire sul lungo termine come si comportano qui. La vedrete sicuramente nei prossimi video, perché questa la voglio testare veramente bene. Let's go, raga. Veramente contento. Let's fucking go!